Buona giornata, benvenuti in Daily Tech News di Mr. Gadget. Oggi siamo a martedì, siamo al 26 di gennaio del 2016. Tantissime notizie per quanto riguarda la giornata di oggi. Parto subito da quella che secondo me è la principale, cioè Sony ha fatto uno spin-off di tutte le attività legate a PlayStation. La nuova società si chiama Sony Interactive Entertainment e si occuperà di tutto quello che riguarda il mondo PlayStation, quindi non solo la produzione di hardware, ma anche tutti i servizi, che poi in realtà era una delle aree più profittevoli di Sony. Quindi bisogna capire in termini di ristrutturazione aziendale questo che cosa significhi, soprattutto per i business che perdono denaro, che non hanno più insomma una parte di bilanciamento nella PlayStation. In particolare bisogna vedere cosa succederà con Sony Mobile. Oltre a questo, una curiosità: Twitter ha smesso di mostrare la pubblicità ai propri utenti più pregiati, quindi insomma se continuate a vedere gli spot e le pubblicità insomma nella vostra timeline, prendetevela con Twitter, che non vi considera VIP. Ieri diversi aggiornamenti per quanto riguarda il mondo di Apple. È stato aggiornato tvOS, quindi primo aggiornamento ufficiale per la Apple TV, e poi la beta 2 anche di iOS 9.3. In particolare ieri la nuova beta ha introdotto un pulsante per attivare e disattivare quello che ha detto il night shift, quindi la modalità notturna per evitare insomma che ci sia la luce blu che dà fastidio ai nostri occhi. Ieri tra l'altro è arrivata anche una notizia non confermata però di un iPad Air 3 che sarebbe in arrivo a breve, con 4 speaker come l'iPad Pro, e non solo, anche con l'introduzione di un flash per la fotocamera. Però sono tutte notizie che non hanno ovviamente una conferma ufficiale. Microsoft invece ieri ha annunciato una tastiera per iPhone, che tra l'altro ha anche una modalità particolare, cioè diventa tutta curva per essere utilizzata con una mano sola. E la tastiera è una delle cose peggiori che io trovo ci siano anche su Windows 10 Mobile, quindi ci penserei due volte prima di adottarla. Molte sono le altre notizie, ma il tempo è scaduto. Ci troviamo alle 14.30 su Radio Number One. Ciao!